Bene, voglio adesso introdurre il relatore che prontamente ha detto di sì, guardando la sua agenda, che torna per la terza volta in mezzo a noi. È stato alla Fiera di Rimini la prima volta, la seconda volta allo Stadio Olimpico nel 2015, la nostra seconda convocazione con Papa Francesco, e adesso qui in questa arena di Pesaro. Lo accogliamo con grande gratitudine perché lo sentiamo parte del nostro cammino, della nostra famiglia, sa che gli vogliamo bene, sa che è accolto e desiderato con grande affetto, ed è il padre Hermes Ronchi. Invochiamo lo Spirito su di lui, ci mettiamo in piedi. Padre del Cielo, che questo nostro fratello possa prendersi cura di noi mediante questo ministero al quale tu lo chiami. Che la parola che egli predicherà possa essere cura, balsamo per le nostre vite. Ispiralo, muovilo, rendilo profezia del nome santo, glorioso, benedetto di Gesù in mezzo a noi. Vieni, Spirito Santo. Padre fondi fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. Grazie. E grazie al Signore per questo dono che ci viene dall'alto. È un regalo, eh? È un dono essere qui, grazie a voi per la preghiera, per l'invocazione dello Spirito. Grazie per questo momento intensissimo. Il tema che vorrei sfiorare appena con voi: si prese cura di lui. Cinque sole parole che di colpo ci proiettano al cuore delle scelte dell'uomo secondo lo Spirito di Dio. Perché non possiamo neppure cominciare a parlare delle questioni morali, spirituali, finché non riconosciamo di provare
un sentimento di cura per qualcuno o per qualcosa, perché la più radicale alternativa nell'esistenza umana, la discriminante della vita, si colloca qui: vivere accolti in questo mondo da qualcuno che si prende cura di noi, oppure viverci come uno scarto, ignorato, come un rifiuto, vivere nella gettatezza, dice il filosofo Heidegger, cioè vivere come gettato via, una cartaccia a terra affidato solo ai propri naufragi. Cura o gettatezza fanno l'uomo secondo il Vangelo. Noi tutti siamo diventati umani per rapporti di cura, di accudimento, ci siamo umanizzati per rapporti di fiducia a partire dai nostri genitori. Si prese cura di lui, lo fa uomo. Lo sa bene il samaritano dal cuore buono che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono ingiustizia, ma ho iniettato l'idea che nessuna malattia è incurabile, che la fame del mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri hanno dei diritti su di me come li hanno su Dio, che io non tiro dritto per la mia strada e che non abbandono alla deriva chi ha fatto naufragio, e che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che si possa fare, la forma più propria dell'umano. In fondo, Dio salva attraverso creature, dice Romano Guardini. Allora un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, uno dei racconti più belli al mondo, solo 19 righe, in cui è condensato il dramma della storia umana, ma insieme anche la sua soluzione. Il sangue che grida dal suolo e improvvisamente un ginocchio che si posa a terra lì vicino. Un uomo scendeva. E guai se ci fosse un aggettivo, giusto o ingiusto, ricco o povero, nordafricano o anglosassone, può essere perfino un disonesto, un brigante anche lui, è l'uomo, ogni uomo, l'uomo di sempre, ferito, colpito, terrore e sangue, faccia a terra, che non ce la fa, l'uomo, un oceano di uomini che scendono dai barconi, che salgono su camion, bloccati alle frontiere o derubati, umiliati, bombardati, naufraghi in mare, sacche di umanità insanguinata per ogni continente. Il mondo intero scende da Gerusalemme a Gerico e anch'io non posso non passare per quella strada. Nessuno può dire: io faccio un'altra strada, io non c'entro. Siamo tutti sulla medesima strada, sulla medesima arca del diluvio, e non ce n'è un'altra di riserva. O ci salveremo tutti o la salvezza non sarà vera. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada. Il primo che passa è un credente, anzi un prete, uno che vede e passa oltre. Dice la parabola che non saliva al tempio per il servizio a Dio e non poteva rendersi impuro, né scendeva con il profumo dell'incenso sulle vesti, con negli orecchi i salmi dei pellegrini e con gli occhi ancora intrisi di bellezza, scendeva in un bozzolo di religione sterile. E capisco che è detto a me che non mi è lecito cantare il gregoriano a Dio e non prendermi cura delle piaghe dell'uomo, che non puoi accogliere in te una utopia bella e potente come quella di Gesù e non seminarla nel terreno ingombro di rovi, di spine, di macerie della nostra storia. Martin Luther King ha una bellissima espressione, dice: non puoi darti pensiero solo delle anime dei fratelli e non delle topaie in cui sono condannati a vivere, dei veleni che respirano, delle condizioni economiche che li strangolano. Una religione così è sterile come la polvere. E il sacerdote passa oltre, ma oltre l'uomo non c'è nulla
tantomeno Dio. C'è solo il fantasma della falsa religione, l'illusione di essere a posto perché va in chiesa. L'appuntamento con Dio è sulla strada di Gerico. Scrive Sant'Agostino: percorri l'uomo e arriverai a Dio. E San Vincenzo de Paoli: se stai pregando e un povero ti chiama, lascia la preghiera e vai da lui. Il Dio che lasci è meno sicuro del Dio che trovi. La strada di Gerico. La strada di Gerico mi dice che la differenza ultima non è tra cristiani, ebrei o musulmani, neppure tra credenti e non credenti, ma tra chi si ferma e si prende cura e chi invece tira dritto e abbandona uno nella gettatezza. Il secondo che passa è un levita, un inserviente del Tempio. Anche lui vide e passò oltre. Forse pensa: ma perché Dio non interviene lui con la sua onnipotenza? Perché dovrei farlo io? Ma perché la risposta di Dio al dolore del mondo sei tu. Dio si prende cura, ma attraverso la mia debolezza si prende cura della debolezza degli altri. Dio crea la pace, ma attraverso i suoi amici pacificati dentro, che diventano a loro volta pacificatori. Guarisce i malati quando tu cominci a porre le tue mani sopra di loro. Dio salva attraverso persone. Invece un samaritano che era in viaggio lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino. Uno straniero eretico vede, si commuove, si fa vicino. Sono termini di una carica infinita, bellissima, che grondano umanità. Non c'è umanità possibile senza la compassione, il meno sentimentale dei sentimenti, il meno zuccheroso, il più concreto. Si ferma e si avvicina, e forse ha paura, perché i briganti possono essere ancora nei dintorni. Non è spontaneo fermarsi. La compassione non è un istinto, ma una conquista sotto la forza dello Spirito Santo. Forse gli fa un po' ribrezzo quell'uomo che trema tra polvere e sangue, e le mosche del deserto sono già arrivate sulle sue piaghe. Non è spontaneo fermarsi. Non attendiamo di essere attirati dagli ultimi per andare da loro. Questo non avverrà. La chiesa che vorrei, scrive Papa Francesco, è una chiesa ospedale da campo, che come in tutti gli ospedali incontra persone ferite, incontra infezioni, sangue, sporco, rabbia, perfino bestemmie, ma non giudica nessuno e si prende cura di tutti. L'arte divina del prenderci cura, la cosa più vicina all'assoluto qua giù fra noi, è da imparare, imparando le prime tre azioni del buon samaritano che vide, provò compassione e si fece vicino. Ecco, vedere, fermarsi, toccare, vedere. Ermanno Olmi, grande regista credente, dice che per vedere bene un prato bisogna inginocchiarsi e guardarlo da vicino. Da lontano è solamente un manto verde. Forse potremmo continuare all'infinito. C'è un solo modo per conoscere un povero, o Dio, o una città, o una ferita, o la Bibbia, o un fiore: inginocchiarsi e guardarla da vicino. Guardare gli altri, a millimetro di viso, di occhi, di voce, non da lontano. Guardare come bambini e ascoltarli come innamorati. Se vedessimo la terra, l'umanità, la nostra famiglia, la parrocchia, ogni creatura, con gli occhi che accarezzano in silenzio e illuminano l'altro, senza seduzione, senza violenza, senza volontà di potere o competizione, quante cose cambierebbero. Allora le nostre parole nascerebbero lievi e non di pietra. Vedere poi la velocità delle cose oggi, questo nostro correre più forte del ritmo del cuore, crea cecità. Corri e non vedi, non ti accorgi,
Tutti passano via, fuori dal finestrino della tua auto. Dicono che la media di un italiano guarda il suo cellulare circa 80 volte al giorno. E lo fa con attenzione, cercandovi il segno che qualcuno gli vuole bene, cercando un messaggio, un appuntamento. Se invece imparassimo a guardare 80, 100 volte al giorno, invece che il cellulare, le persone, mio marito, mia moglie, mio figlio, l'amico, a guardarli negli occhi. Ma guardarli con quella stessa attenzione e attesa e aspettativa, quante relazioni cambierebbero, quante. E poi fermarsi, farsi vicino. Hai fatto molto per il mondo. Se fermi la tua corsa accanto a qualcuno, è già una dichiarazione d'amore senza parole. Fermarsi, inginocchiarsi, a millimetro di pelle, di occhi, di piaghe, non temere di sporcarsi, donare un po' del tuo tempo, è l'arte di commuoversi e di fermarsi insieme all'altro tutte le volte che sia necessario, è quello che auspica l'Evangelii Gaudium, l'arte del farsi prossimo, un togliersi i sandali davanti alla terra sacra che è ogni uomo, ogni donna, come Mosè davanti al roveto ardente, arte delle mani che si posano sopra con il loro ritmo abbracciante in questa nostra epoca ferita dalla diffidenza, l'arte della carezza, perché anche Dio ci perdona non con un decreto ma con una carezza. Guardo il Vangelo di Marco. All'inizio, primo capitolo, Gesù incontra un lebbroso che gli grida di aiutarlo e davanti al lebbroso, al contagioso, all'impuro, al rifiutato, un cadavere che cammina, che non si deve toccare, cacciato fuori, uno scarto e che chiede da lontano di essere guarito, Gesù prova compassione. E il verbo greco esplagnizze vuol dire un crampo nel ventre, un morso nelle viscere, una ribellione dentro che dice no, non voglio, non deve più soffrire. E allora che fa? Si ferma e poi lo tocca. Gesù tocca l'intoccabile. Ogni volta che Gesù si commuove, tocca. Che parola dura, che ci mette alla prova. Gesù tocca il lebbroso e toccando ama e amando lo guarisce. La seconda scena è in Luca. A Nain Gesù incontra il corteo funebre che porta alla tomba l'unico figlio di una madre vedova che piange, piange come può fare solo chi è folgorato dal dolore più atroce che esista. E Gesù la vede piangere e subito prova compassione, sente questo crampo nel ventre, la compassione è quando fa piaga nel tuo cuore il dolore dell'altro. E Gesù davanti al dolore, la sua prima reazione, davanti al dolore prova dolore. E allora si ferma e non passa oltre e la sua prima parola è per la madre, non piangere, che bello il nostro Dio, l'abbiamo scelto per questo, io lo scelgo ancora per questo, l'ho scelto per la sua umanità che gli causa dolore, un morso, un'unghiata, un graffio nel cuore davanti a quella madre, poteva agire senza fermarsi, senza perdere tempo a parlarle, a guardarla dentro le lacrime, fare il suo miracolo, restituirle il figlio e andarsene, invece no, invece le parla subito, dolcemente, ha dolcezza da trasmettere, ha bisogno di consolarla da subito, non sa aspettare, si prende cura di lei, si immerge in lei, nei suoi occhi, nella sua storia concreta, tenerezza di un Dio che vuole asciugare ogni lacrima e la liturgia lo vede intento a questo stesso compito fino all'ultimo giorno quando asciugherà ogni lacrima dal volto dei suoi figli. Le lacrime dell'uomo sono il tesoro di Dio e neppure una ne andrà perduta. Ciò che davvero e poi Gesù tocca la morte, viola la legge, diventa impuro per amore, fa ciò che non si può,
prende il ragazzo morto, lo rialza e lo dà a sua madre. In un atto di nascita, Gesù partorisce una vita, perché la misericordia è tutto ciò che è essenziale alla vita dell'uomo. E nei Vangeli non sta scritto che Gesù abbia accarezzato qualcuno, se non i bambini. Eppure sono convinto che avesse l'arte della carezza, che abbia accarezzato qualche volto fra i discepoli, qualche volto in lacrime, qualche volto in preda alla malattia. Carezze sacerdotali, direbbe Papa Francesco, come quando si è riferito a Madre Teresa di Calcutta, al suo gesto di accarezzare i malati, vedere, fermarsi, toccare, piccoli gesti. Ma la notte comincia con la prima stella, l'amore comincia con il primo sguardo, il mondo nuovo comincia con il primo samaritano buono e il suo prendersi cura senza condizione alcuna. Allora il racconto della parabola, dopo le prime azioni, si muove rapido, mette in fila 10 verbi per descrivere l'amore, e sono: lo vide, ebbe compassione, si fece vicino, versò, fasciò, caricò, portò, si prese cura, diede 2 denari, fino al 10° verbo: al mio ritorno pagherò quello che avrei speso in più. E questo è il nuovo decalogo, i nuovi 10 comandamenti, possibili a tutti, perché l'uomo sia promosso a uomo, perché la terra sia abitata da prossimi, non da briganti, non da nemici. E allora sentite Papa Francesco: desidero una Chiesa che non attende ma va incontro, che sa curare le ferite e riscaldare i cuori, che sa piangere, che sa accarezzare invece di rinchiudersi nelle norme, che non si contrappone agli altri in conflitti teorici ma si immerge nelle persone, sognando la vita insieme. Francesco sogna una Chiesa sognatrice, sognare la vita insieme. Questa è prendersi cura dei desideri profondi dell'uomo. E siamo chiamati a sognare questa Chiesa, che sia autorevole non tanto per l'alta dottrina, ma per la misericordia, per la quale di non negoziabile sono più che le norme soltanto l'uomo, autorevole perché si abbassa, pulisce, lava, solleva, come il samaritano buono, che conosce l'arte del farsi vicino. Il mondo non ha bisogno di giudici, ma di samaritani. E il samaritano non parla di Dio a quell'uomo, non gli parla di cose spirituali, ma scrive sulle sue ferite con olio e vino l'alfabeto dell'amore, l'alfabeto di Dio. Il primo segno di Dio è la vita che guarisce, la gioia che ritorna. E se faremo fiorire sorrisi attorno a noi, state certi che la nostra fede è autentica. E ora vorrei fermarmi un po' con alcuni spunti su Gesù che guarisce dalle malattie. Gesù guaritore. I Vangeli riferiscono un fiorire di guarigioni al suo passaggio. Passa per le strade, entra nelle case e la vita fiorisce. Un dato storico indiscusso è che Gesù era un taumaturgo, un guaritore. Amici e nemici, perfino il re Erode, nessuno mette in discussione la sua, che il Vangelo chiama rema kai dynamis, cioè la sua parola potente che opera ciò che dice. Gesù però non guarisce, eccolo questo amore senza condizioni. Gesù non guarisce per creare discepoli, per avere più seguaci, ma per creare uomini ritornati alla loro pienezza, completi, compiuti, liberi, restituiti agli abbracci della loro casa. Alcuni guariti lo seguiranno, come Maria di Magdala, altri no. Dirà: torna a casa tua e non dire niente a nessuno. E quanti scompariranno per sempre, catturati dentro il gorgo della loro felicità ritrovata? Ma è proprio questo che Dio vuole. Gesù non ama per uno scopo. Amare per uno scopo non è amore vero. Gesù ama per amare e guarisce perché la loro gioia sia piena.
Gesù è il guaritore del disamore, che è il vero male del vivere. Guaritore del disamore, cioè dell'assenza di tenerezza, dell'incapacità di amare bene, di rendere felice l'amore. Quanti amori sono infelici, perché giocati all'ombra dell'inganno, della violenza, senza verità. Gesù è il maestro dell'amore felice, di una vita la cui felicità si pesa sul dare e sul ricevere amore. E Gesù guarisce il cuore per guarire la vita. Guarisce il cuore. È la prima di tutte le malattie, quella che Gesù teme di più, quella che combatte di più, è la sclerocardia, cioè la durezza del cuore, la cardiosclerosi, il cuore di pietra, quello indurito di farisei, scribi e sacerdoti. Gesù, che è sempre pieno di speranza davanti all'uomo, che vede primavere anche dentro i nostri inverni, che apre orizzonti, lui, amico della vita, diventa triste solo davanti al cuore duro. Si guardò intorno e, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: stendi la mano. Per la durezza dei vostri cuori Mosè scrisse la legge del ripudio, ma in principio, cioè nel cuore di Dio, non era così. È il cuore duro dell'uomo che detta leggi che non sono secondo il cuore di Dio. E adesso, ancora adesso, continua ad impedirci di capire il Vangelo, di comprendere il sogno di Dio. La durezza di cuore ci fa ignoranti di Dio. La durezza, quella che mette il sabato prima dell'uomo, che mette la norma prima della persona, che sente suo dovere giudicare ed escludere anziché abbracciare e includere, quella che per cui non sappiamo più piangere e che ci fa burocrati delle regole e analfabeti del cuore. Gesù salva dalla durezza del cuore con una parola chiave: la tenerezza, che poi è l'unica lingua parlata da ogni uomo sotto ogni cielo, l'unica lingua comune detta in una pluralità di dialetti quanti sono i linguaggi umani. E fino dall'omelia dell'inizio di pontificato Francesco diceva: non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza. E nella Evangelii Gaudium parla 11 volte di tenerezza combattiva contro gli assalti del male, di infinita tenerezza del Signore, di tenerezza come virtù dei forti, di forza rivoluzionaria della tenerezza. Questa che non è soltanto un sentimento o un'emozione, ma una virtus nel senso latino, una forza che struttura la vita. Arriva a scrivere che il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato tutti alla rivoluzione della tenerezza. E perché insiste sulla tenerezza? Per guarire il cuore dalla sua prima malattia, la durezza, perché la vita è un duro mestiere, perché i rapporti oggi si sono fatti anaffettivi, duri, perché calano continue brinate sui sentimenti. Allora nel fazzoletto di terra che abitiamo, anche noi possiamo essere il racconto della tenerezza di Dio, della sua combattiva tenerezza, che suona quasi una contraddizione, la combattiva tenerezza di Dio e tenerezza di madre che si prende cura con l'atteggiamento rasserenante e rigenerante che ha l'amore, mai violento, combattiva però, come lo sono la fame e la sete di giustizia, che non si placano a basso prezzo, che non si arrendono allo spirito cattivo della sconfitta. E Dio combatte ogni mattina per far fiorire il mondo con la tenerezza di una madre che ha cura di non far male a nessuno. E tenerezza implica proprio questo: mettere al centro non un sistema di nozioni, ma il volto dell'altro, la sua presenza fisica che interpella, la sua carne con il suo dolore, con la sua gioia contagiosa, proprio come fa Gesù a Nain. Cosa risolve la tenerezza? Dentro il terrorismo di ISIS o di Al-Qaeda, cosa risolve? Dentro i drammi dei terremoti, degli uragani, del malato di cancro, cosa risolve? La tenerezza non si arrende
e riaccende il motore del mondo, lo fa ripartire in sinergia con Dio, in sinergia con lo Spirito, con l'inversione di rotta del vascello, del nostro vascello che se continua così va diritto sugli scogli. Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il Vangelo, ma è la rivoluzione della tenerezza. E poi c'è una seconda malattia dalla quale Gesù vuole guarire: la piccolezza del cuore, il cuore piccolo. Lo spirito domanda spazio, abbiamo pregato. Nella lingua biblica ebraica salvare si dice Yeshua. Gesù che salva si dice Yeshua, Yeshua. Cambia solo una vocale, ma la radice del verbo salvare è Ish, che significa dilatare, allargare, fare spazio. Salvezza equivale a espansione del vivere, credere e pensare in grande, sentire in grande, dilatare il cuore. Vi farò pescatori di uomini, ha detto. E cosa vuol dire? Li tirerete fuori da dove credono di vivere e non vivono, e mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, un altro sole, un altro cielo, più grandi. Seguendo allora questa etimologia, l'opposto della salvezza è il peccato, che prima ancora che un problema di morale è l'atrofia del vivere, è il rimpicciolimento del cuore, è la meschinità, è pensare in piccolo. Sant'Agostino dice: il nostro cuore è come un sacco. Se dentro il sacco non metti niente, è ripiegato su se stesso, è piccolo, raggrinzito. Invece più oggetti metti dentro e più il sacco diventa grande, si dilata. Più oggetti d'amore offri al tuo cuore, più questo cresce, più è sano, più è ampio e forte e felice. Peccato è il peccato, e quando in te non c'è posto per nessuno, sacco afflosciato, non c'è spazio né per Dio né per gli amici, né per i poveri né per madre terra né per i sogni. Cosa fai quando credi? Dice il mistico Rumi: tu tendi ad aprire il cuore. E la religione è in fondo dilatazione. Se tu vivi la fede senza dilatazione verso gli altri, senza cura di qualcuno, puoi anche non aver commesso peccati, ma sei in una condizione di peccato, perché non possiamo neppure cominciare a parlare di questioni spirituali, della questione dell'uomo, fino a che non riconosciamo di provare un sentimento di cura per qualcuno su questa terra, sotto questo sole. Il cuore guarito trasmette la gioia di credere, trasmette una fede felice, perché credere fa bene. Credere è acquisire bellezza del vivere, che è bello vivere, amare, lavorare, generare, servire e godere, perché tutto ha un senso, perché questo senso è positivo, perché questo senso positivo durerà per sempre nell'abbraccio di Dio. Allora non è la bontà la caratteristica del santo. La caratteristica dei santi è di essere persone felici. Emanano un'aura di gioia. Li riconoscete da quello. Hanno luce negli occhi e hanno una bellezza che viene dal cuore guarito e dall'essere diventati amici della vita. E poi una terza malattia. La malattia delle maschere. Spesso noi, come gli adolescenti, abbiamo una faccia in casa e un'altra faccia con gli amici fuori. Una faccia con i familiari, un'altra con i superiori, un'altra ancora con i colleghi. Abbiamo un archivio di maschere perché non siamo liberi. E non siamo liberi perché abbiamo paura. Dei giudizi, prima di tutto, degli altri, del nostro, forse anche di Dio. Essere liberi da due cose, da maschere e da paure, da cortigianeria e da ipocrisia. Avere una faccia sola e non avere paura, questo mi basterebbe per cominciare a guarire, per essere un uomo vero. Ma come si fa a liberarsi dalla paura dei giudizi?
Ricordiamo che non siamo al mondo per essere perfetti, ma per essere veri. Non siamo cristiani per essere immacolati, ma incamminati insieme agli altri verso Dio e verso l'uomo. Non ci viene chiesto Evangelii Gaudium 151, non ci viene chiesto di essere immacolati, ma piuttosto che siamo sempre in crescita con un desiderio profondo di progredire sulla via del Vangelo. Non siamo qui per essere perfetti, ma per essere in viaggio e mai arresi cercatori del nome di Dio. Mi ha toccato il cuore questa feritoia che vedo aprirsi su di una stagione nuova della spiritualità. Anziché l'ideale della vita perfetta, Francesco prospetta cammini e processi di crescita, e invece dell'ansia per la vetta così lontana della perfezione che forse non raggiungerò mai, certamente irraggiungibile per me, sottolinea la gioia del primo passo. È un piccolo passo in avanti, un piccolo frutto anche se imperfetto, un primo passo è sempre possibile anche nelle situazioni più complicate e più disperate. Allora neanche gli altri però, neanche i miei fratelli sono al mondo per essere perfetti, e quindi mi insegna la guarigione di questa terza malattia. Allora sii indulgente con tutti e sii indulgente anche con te stesso. Ecco, ci sono nella nostra vita tre verbi malefici che fanno male, vorrei dire maledetti, che sono avere, salire, comandare. Tre verbi che alimentano le passioni tristi. Avere, prendere, accumulare. Io ho, conto e riconto, io esisto perché ho. Salire, cercare i primi posti, lo scranno più alto, essere sopra gli altri, che è poi la massima distanza che puoi avere da uno, e comandare. I potenti delle nazioni comandano e si impongono, tra voi non sia così, perché il piacere che dà il comandare è il più malato di tutti, il più divisivo, cioè il più diabolico, e ad essi Gesù oppone tre verbi benedetti, tre verbi guaritori, che sono dare, scendere, servire, come fa il samaritano. Dare, perché nel Vangelo il verbo amare si esprime sempre con un altro verbo, fattivo, concreto, semplice, di mani, il verbo dare. Non c'è amore più grande che dare la vita. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo dato via, è davvero nostro solo ciò che abbiamo perduto per qualcuno. E poi scendere, il samaritano che scende dalla cavalcatura e si fa vicino, l'arte del farsi vicino, l'arte della prossimità e servire. Guardate Gesù che si dà l'autodefinizione più stravolgente quando dice sono venuto per servire, che ci dà un appuntamento, un giovedì al tramonto, inginocchiato ai piedi dei discepoli. Chi è Dio? Il tuo lavapiedi. In ginocchio davanti a me, le sue mani sui miei piedi, davvero come a Pietro ci viene da dire ma no, non fare così, Rabbì, è bello con te davvero, ma questo è troppo. E lui, sono come il servo che ti aspetta e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione Paolo, il cristianesimo è scandalo, è follia. E io nella vita, di fronte all'uomo, che atteggiamento ho? Sono il lavapiedi dell'uomo? Allora l'umanità comincerebbe a guarire. Ve la immaginate un'umanità dove ognuno corre pronto ai piedi dell'altro, dove ognuno si inchina davanti al roveto ardente che ogni persona abitata da Dio e si prende cura? Dare, scendere, servire. Tre passi di guarigione, tre passi di Vangelo per camminare verso la vita buona, bella e beata. Se fai così, sei felice ed è guarito il cuore. E poi, alla conclusione, e noi oggi, ricordate la chiusura del Vangelo di Marco. Nel mio nome imporranno le mani ai malati e questi guariranno. È l'ultima straordinaria eredità che, secondo Marco,
ci ha lasciato Gesù, ma il Vangelo letteralmente dice una cosa delicatissima. Non dice che guariranno, dice che ne avranno del bene, che questo sarà bello per loro. Calon exusin, avranno del bene, per loro sarà bello. Allora se ti avvicini a chi soffre e tocchi con occhi che accarezzano la sua solitudine, forse non guarirà, ma certamente ne avrà bene, certamente questo sarà bello per lui, certamente sarà diventato più uomo. Capacità straordinaria della fede, fare stare bene gli altri, dare un luogo di protezione, di riparo alle persone, ascoltarle, consolarle, incoraggiarle, prendersi cura della loro felicità, guarirle nella loro umanità. Imporranno le mani, porre le tue mani sopra come una carezza, per comunicare agli altri la certezza di essere accolti così come sono, per quello che sono, con tutta intera la loro esistenza. E il lebbroso comincia a guarire proprio quando Francesco lo abbraccia, ritorna uomo, uomo pieno, quando Francesco gli impone non solo le mani, ma l'abbraccio, il corpo a corpo, e il Signore, dice Marco, lo Spirito agiva in sinergia con loro. Sentite che bello, sinergei, dice il testo, agiva in sinergia. E allora nessuna catena, nessuna paura, nessuna durezza potrà davvero resistere alla sinergia tra il tuo cuore guarito e lo spirito che lo riempie. Il dottore della legge aveva posto a Gesù una prima bellissima domanda che poi ha provocato il racconto della parabola. Cosa devo fare per avere la vita? Come faccio ad essere uomo? La risposta è in un verbo: tu amerai. E in questo racconto, in cui è racchiusa la sorte del mondo e il destino di ciascuno, chi è il mio prossimo? Era la seconda domanda, e Gesù a questo ha già risposto, ma ora aggiunge: domandati chi di questi tre ha fatto il prossimo, e così fai anche tu. Anche tu diventa samaritano, abbi compassione, fatti vicino, prenditi cura, senza condizioni. Quell'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico è stato, mi si passi l'espressione, un uomo fortunato, perché l'esperienza di essere stato amato gratuitamente anche una sola volta soltanto nella vita salva la tua vita dall'insignificanza, dal non contare niente per nessuno, dall'essere una vita gettata via. È come un trascinamento in avanti, è come un contagio luminoso, un vento di fiducia che un mondo nuovo è possibile, che è possibile vivere meglio per tutti, e Gesù ne conosce il segreto e il Vangelo ne possiede la chiave. Cosa devo fare per essere vivo, Signore? Tutto il nostro futuro è racchiuso in un verbo: amerai il tuo Dio, amerai anche i tuoi samaritani e ogni viandante ferito. Tu amerai. Un verbo al futuro, non all'imperativo, al futuro, perché amare è un'azione mai conclusa, che durerà quanto durerà il tempo, perché è un progetto l'unico e mai del tutto realizzato. Un verbo al futuro, non all'imperativo, perché amare non è un obbligo, ma una necessità per vivere e per guarire. Cosa devo fare domani, Signore, per essere vivo? Tu amerai. Cosa farò l'anno che verrà e poi dopo? Per il mio futuro tu amerai. E l'umanità, il nostro destino, la nostra storia, solo questo: l'uomo amerà. Al centro del messaggio di Gesù una parabola, e al centro della parabola un uomo e un verbo: tu amerai. E lo spirito è l'amore in ogni amore, lo spirito che è effusione ardente d'amore del Padre e del Figlio, ci aiuterà a vivere questo verbo. Va e anche tu fa lo stesso, fai così e troverai la vita. E ora concludo con una preghiera,
una preghiera a nome di tutti. Gesù, buon samaritano della mia vita, ti sei fatto vicino, ti sei perduto in me, resta qui, amico e Signore. Quando scende il dolore e le ombre si mettono in via, stammi vicino, amico della vita. Quando girano con fatica le ruote del cuore, spalanca questi amori senza respiro, liberami dalla durezza e dall'indifferenza, l'utero gravido del male. Manda ancora profeti a ripetere: guarisci altri e guarirà la tua ferita, illumina altri e ti illuminerai. Che le mie ferite, Signore, diventino feritoie di compassione, che come te io provi dolore per il dolore del mondo. E ti ringrazio, Signore, ti ringrazio per i 100, i 1000 samaritani che hai messo sulla mia strada. Non li dimentico, ho davanti i loro occhi di luce. Benedicili e mettili ancora sul mio cammino, perché impari da te e da loro che vivere è amare, e più amo più sono vivo, più mi abbasso verso chi è a terra più mi sollevano mani di samaritani buoni, e nelle loro mani, mio Signore, ci sono le tue mani. Amen. Fermo, c'è la tassa. Se non c'è la tassa. Questa volta non è andata a me a ringraziarmi. Bello. Forte. E questo è grazie. E il popolo di Dio ha bisogno di fare così. Ha bisogno di ringraziare. Ti ringraziamo. Caro Padre Hermes, il popolo di Dio sa ringraziare, ma ringrazia il Signore che ti ha dato la possibilità di parlarci così come torrente in piena. Padre Hermes, caro, ci hai portati questa mattina nella difficile strada che da Gerusalemme scende a Gerico. E lì qualche volta abbiamo avuto la voglia di tornare indietro, perché a Gerusalemme si stava meglio. Ma tu hai spianato questa stradetta, l'hai fatta diventare un'autostrada, ci hai lanciati. Amen. Grazie. Terza giornata di questa 41esima convocazione del rinnovamento nello Spirito Santo, concentrata sul servizio a Dio, ma ovviamente sul servizio all'uomo. Siamo in compagnia di Padre Hermes Ronchi, scrittore e predicatore. Padre, ben trovato. Noi amiamo, ecco, la sua predicazione, perché lei è un sacerdote innamorato di Gesù, un padre innamorato di Gesù e della parola. È un poeta della parola. Allora ci viene spontaneo chiederle cosa manca all'omiletica di oggi, perché molti sacerdoti incontrano, hanno questa possibilità di parlare, di arrivare alla gente, no? Nelle chiese, con la messa quotidiana, con la messa domenicale, eppure manca ancora qualcosa. Allora, come possiamo parlare, soprattutto, ecco, i suoi fratelli, i sacerdoti, come possono parlare alla gente, come arrivare alla gente? Credo la cosa più importante è non tirar fuori frasi fatte. Quelle uccidono la predicazione, ma tirar fuori le parole non come già pronte dal taschino, ma tirarle fuori dalle viscere, tirarle fuori dal cuore, e soprattutto evitare le cose facili. Tutta la Bibbia non è facile, evitare le cose che sono ovvie e facili. Poi io penso anche che sia necessario per la predicazione, sia necessario mettere
io dico poesia, ma poesia, il grande poeta era Gesù. Gesù che parlava per metafore, per simboli, per immagini, l'uomo pieno di immaginazione. Quindi bisogna che sia un po' immaginifica la predica. Deve essere come il grande poeta Gesù che riempiva il Vangelo di racconti, di parabole, di immagini, di fiori, di uccelli, di gigli, di uomini che scendono, di uomini che salgono. Ecco, questo direi. E allora, come cristiani, le chiedo qual è invece l'atteggiamento che dobbiamo avere verso l'uomo per servirlo, ecco, nel migliore dei modi, come faceva Gesù? Verso l'uomo l'atteggiamento è prima di tutto di grande amicizia. Dobbiamo sentirci amici dell'uomo, non contrapposti, non avversari o in competizione. Amici della vita, amici dell'uomo. E poi sentirsi davanti a ogni creatura come tempio di Dio. In qualsiasi creatura abita lo Spirito. Allora io mi inginocchio, come davanti al roveto ardente, come faceva Mosè. Davanti ad ogni uomo, ad ogni donna, ad ogni creatura, io sono davanti alla casa di Dio, davanti al tempio dello Spirito. E allora mi metto nell'atteggiamento davvero dell'umiltà aperta. E poi bisogna stare attenti a ogni durezza di cuore, a mettere la persona, a mettere sempre la persona prima della regola, prima delle norme, prima del dogma addirittura, perché la persona è figlia di Dio. I dogmi sono parole nostre che cambieranno, che evolvono, però l'uomo è nella sua pienezza opera delle mani sante di Dio e opera del fuoco dello Spirito, per cui quella è la realtà. E a nome del rinnovamento, padre, io la ringrazio perché lei questo fuoco dello Spirito ce lo trasmette attraverso la sua predicazione, così come ci trasmette la cura che la Chiesa ha di noi. Grazie, e del popolo di Dio ovviamente. Grazie, grazie a padre Hermes Ronchi. Grazie a voi, grazie a voi.